La biblioteca del Museo di Storia Naturale e dell'Acquario è una delle più importanti biblioteche in campo naturalistico. Nasce nel 1838 con le prime raccolte museali. In occasione di Museo Siti e di altri eventi, intende proporre dei percorsi sul libro naturalistico importanti sia dal punto di vista scientifico che artistico. Quest'anno, anno dedicato ai talenti delle donne, si è voluto rendere omaggio a Elizabeth Cox and Good, un'illustratrice e pittrice inglese della prima metà dell'Ottocento, moglie di John Good, famoso ornitologo e naturalista. La biblioteca possiede 41 volumi dell'opera di John Good in preziose edizioni e ricche di litografie create dalla moglie. Elizabeth nasce nel 1804 nel Kent, in una famiglia della media borghesia di tradizioni militari. Donna colta per il suo tempo, conosce il francese, il latino, la musica, il disegno e l'acquarello ed lavora come governante presso una famiglia aristocratica. A 24 anni sposa John Gould, famoso tassidermista che lavorava presso il museo della Zoological Society di Londra, dove aveva potuto studiare, come potete vedere il risultato in questi volumi, gli uccelli dell'Himalaya. Ne esce nel 1830 una prestigiosa edizione in formato in foglio con tavole create da Elizabeth sugli schizzi del marito. Elizabeth aveva imparato le tecniche della nuova telelitografia da Edward Lear, che firmò moltissime tavole delle opere di Gould. Nella prefazione del volume non c'è nel frontespizio indicazione del nome di Elizabeth, ma viene menzionata nella prefazione. Molte tavole presentano il nome dell'autrice o per esteso oppure con le iniziali di J, John e Elizabeth Gould. Firmò inoltre molte tavole dei volumi sugli uccelli dell'Europa e dell'Australia. Era molto famosa nel campo degli ornitologi, ma la sua fama dal punto di vista artistico fu in parte penalizzata dalla fama molto importante del marito John, il quale seppe sfruttare molto bene l'interesse per il campo naturalistico, per le tavole e per gli animali esotici, e le sottoscrizioni dei suoi volumi ebbero un grande successo e gli procurarono un'immensa fortuna. Nel 1838 Elizabeth, da donna libera e emancipata nei confronti delle donne del suo periodo, lasciò i figli e insieme al figlio più grande accompagnò il marito in un viaggio di studio in Australia. E in quel periodo, dalle sue lettere di corrispondenza, ci sono molti aneddoti sui suoi studi, sulla sua cospicua attività artistica, ma anche ricordi molto teneri e sensibili sulla malinconia e il desiderio di rivedere i figli a casa. Muore il 15 agosto del 1841, di febbri puerperali, lasciando un immenso lavoro dei suoi disegni, ben 600 disegni che ritraggono uccelli tra i più belli che siano mai stati pubblicati. Il marito vuole dedicarle un uccello molto variopinto dell'Australia. Questa è l'occasione per rendere omaggio a una donna del suo tempo, molto moderna e che ha lavorato nel campo delle scienze naturali.